Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo giorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, qui piove e fa freddo, sembra di essere tornati a novembre, ma comunque è così. Dove vai, Nando, che ti bagni? Vieni dentro. Io ho attaccato la lavatrice. E qui, vabbè, c'è un po' di caos in linea generale da sistemare. Ieri abbiamo fatto la festa di James. Ovviamente non ho registrato perché c'erano tantissimi bambini, cioè ho fatto delle foto per me, insomma, così, però non sono stata a registrare la festa proprio perché c'erano tanti bambini anche dentro e quindi non trovavo giusto appunto fare il video e poi metterlo sui social, anche perché qualcuno potrebbe anche non essere d'accordo, ovviamente. Stamattina abbiamo a casa Giulia perché ha il naso chiuso ed è ancora di sopra sul letto, per quello piove, forse. Brava, cosa fai? Che bello! Molto molto bene. Faccio anche delle cose Wow, che meraviglia! Brava Giulia! Ora io ho messo dentro i due stendini che avevo fuori, che è roba da raccogliere ovviamente, piegare e stendere l'altra. Inizio con questo che è più piccolo, lo porto di là così raccolgo e stendo e poi appunto raccogliamo anche quella, andiamo a piegarla, a fare un minimo di ordine.
Allora, poi siccome abbiamo Giulia che è raffreddatissima, appunto, come vi dicevo stamattina che è stata a casa, siamo andati a prendere, Sergio è andato a prendere James all'1:30 in modo da non far uscire poi Giulia con questa pioggia e questo freddo, perché appunto qui intorno da qualche parte. Salama! Sei proprio una salama! Meno male che ride! Mamma mia! Qui intorno da queste parti ha nevicato e quindi la temperatura è molto bassa. Adesso andiamo un po'. Ma cosa fai lì per terra, salame? Ovviamente, arrivato a casa, gli ho messo uno di questi pigiami un pochino più spessi perché la temperatura si è abbassata notevolmente. Abbiamo di nuovo alzato un pochettino il riscaldamento a pavimento, quindi ottimo. Anche perché altrimenti fa freddo. Guardate la bottiglia! Che bravi! James, è bella, vero? Molto. Sì, è molto bella. Sì. Bellissima. Sì. Qui abbiamo imparato tutti a fare l'occhiolino molto presto. Né, ragazzi? Che meraviglia! va bene, vado avanti a fare qualcosa, ottimo direi. Allora, i bambini sono qui sotto che giocano, bravi, cioè stanno colorando. E quindi io approfitto un attimo per appunto piegarmi un po' di roba, cosa che stamattina non sono riuscita a fare. Intanto che faccio questo lavoro, appunto, approfitto per dirvi un paio di cose. Allora, intanto, vabbè, siamo andati alle udienze dei bambini, abbiamo fatto le udienze per i bambini, ovviamente James è l'ultimo anno di asilo e le maestre sono molto contente, ci hanno detto che, aspettate che alzo di un pochino, così mi vedete in faccia mentre parlo, eh. Ok, forse così è meglio, che è molto bravo, che lavora bene, che è preciso, insomma, tutto bene. Ci hanno detto che sono molto educati, rispettosi delle regole e quindi ottimo, direi, anche perché si cerca di insegnargli le cose, anche se poi magari a volte non le prendono, non è che non gli si insegni l'educazione ai bambini. Tante volte gli si insegna, ma poi magari quando sono in gruppetto fanno un po' quello che vogliono. Invece, per fortuna, sia per James che per Giulia ci hanno detto che sono molto bravi. Questa roba qua non la stiro neanche. E ottimo. E anche Giulia ci hanno detto che è brava, che anche lei ascolta le regole, insomma, che è una bambina tranquilla, cosa che invece a casa io ho sempre detto il contrario, però ottimo. Se là si comportano bene, io sono molto contenta. Poi, appunto, come dicevo prima, ieri abbiamo fatto la festa per il compleanno di James, lui è rimasto molto contento perché ci teneva a farla lì con i suoi compagni di asilo e con degli amichetti, insomma, e quindi gliel'abbiamo fatta fare lì. È rimasto molto contento sia dei regali che appunto della festa che ha fatto lì e della festa che ha fatto insomma all'asilo. Quindi direi che ottimo. Adesso poi penseremo per Giulia che invece li fa a maggio. Quindi piano piano vediamo di accontentarli tutti. Abbiamo rialzato il riscaldamento a pavimento perché come dicevo le temperature si sono abbassate tantissimo, da qualche parte ha anche nevicato e quindi abbiamo rialzato il riscaldamento a pavimento perché altrimenti fa freddo. Altre novità, niente, venerdì poi abbiamo ritirato la macchina, appunto, per fortuna direi, anche perché sennò sarebbe stato un guaio sabato e domenica fare tutto, fare la festa, eccetera. Non avremmo potuto farla ovviamente senza la macchina. E quindi ottimo, direi, perché comunque, come dicevo, senza una macchina
è veramente un problema, no? E quindi per fortuna anche lì l'abbiamo risolta. Che cosa c'è ancora? Che cosa c'è ancora di casini da risolvere? Niente, per il momento l'infiltrazione sul tetto sembra essere a posto. Come dicevo l'altra volta, hanno rimesso il mastice. Vediamo quanto durerà. E per il momento mi sembra che non ci sia. Ah, domani anche James starà a casa perché deve andare a fare il vaccino, quello appunto dei sei anni, poi prima di andare a scuola, non è niente di che, però appunto ha l'appuntamento alle 11:30, quindi domani mattina starà a casa. E niente, Giulia sta facendo l'aerosol perché ha sto nasocolante, ma a parte quello sta bene, diciamo, via. Però ovviamente con questi cambi di temperatura così è normale amministrazione che questo succeda, secondo me. Quindi niente di preoccupante, però ho detto vabbè, tanto poi questa settimana fanno il ponte del 25 aprile, quindi stanno a casa dal 25 al 29, cioè rientrano poi il 29, no? Quindi ho detto ma sì, per 3 giorni faccio che tenerla a casa. Perché non mi piace comunque che vadano all'asilo con sti nasi colanti, eccetera. Io quando non stanno bene, ovviamente capisco magari una mamma che lavora e quindi che ha delle difficoltà anche poi a gestire, perché non è semplice, no? Se sei una mamma che lavora fuori di casa, ovviamente è diverso. Nel mio caso, diciamo che quando non stanno bene, come così, che ha sto naso colante, io me la tengo a casa qualche giorno in maniera che non peggiora, ed è anche per questo che abbiamo preso James all'1:30 per evitare proprio di farla uscire. Ho detto sta a casa oggi, non esce per niente, aerosol mattina e sera, domani uguale perché intanto è a casa anche James, quindi poi non dobbiamo andarlo a prendere al pulmino e quindi anche domani non la faccio uscire. Mercoledì vediamo come va. Mercoledì ovviamente James va all'asilo, perché se tutto va bene col vaccino di domani, che spero vivamente di sì, anche perché è un vaccino di routine, nel senso non è niente di che, vediamo come sta Giulia mercoledì, se può andare all'asilo, che sta meglio, la mando, così io vado a farmi la spesa poi tranquilla. Se invece è da tenere a casa, la tengo a casa. Valuto poi strada facendo, diciamo che giorno dopo giorno, in base alle condizioni, diciamo, di salute, se migliorano o meno, decido poi se mandarlo o no. Vi ripeto, non è una cosa grave, nel senso che ha solo sto raffreddore, però, appunto, visto che io sono a casa, preferisco così. E poi cos'altro? Mi pare niente, mi pare niente, mi pare che per il resto diciamo che sia tutto nella norma. Questo per dire che cosa? Per dire che magari in questi giorni non vedrete magari chissà quali faccende diverse, anche perché ovviamente con i bambini la gestione è diversa, no? Adesso appunto avevamo fatto arare l'orto. Il ragazzo che me l'ha arato, che mi ha detto vengo poi a fresartelo fra qualche giorno, mi ha chiamato, mi dice sa però se c'è sto tempo ci conviene aspettare un attimo. Infatti io ho detto sì, aspettiamo pure, perché con sto tempo intanto l'orto non lo puoi fare, ci saranno 4 gradi fuori, cioè, e quindi magari se viene a fresarmelo subito poi ci cresce l'erba ed è inutile che, cioè praticamente poi dovrei spendere i soldi 2 volte. Perché è inutile fresarlo adesso di fretta, che non è il caso, e poi dover rifare il lavoro e quindi o rispendere soldi o rifarlo noi. E quindi gli ho detto no, vieni poi per dire adesso un attimo che si ristabilizza il tempo. Speriamo che si ristabilizza perché io veramente ne ho piene le scuffie, soprattutto da pioggia. Di sto freddo che è di nuovo tornato proprio secco, ma secco. Tra l'altro oggi ho anche mal di schiena,
Volevo mettermi la fascetta, ma non l'ho messa. Sarà il caso forse che io me la metta, perché con tutti i problemi che ho alla schiena, magari ecco, mettendo la fascetta aiuta un pochino. E adesso valuto un attimo. Inizio a essere un po' tutta dura, ecco. Perché con questi cambi di temperatura così e con questo tempo la mia schiena purtroppo ne risente parecchio e credo che, insomma, per chi ha problemi magari come ce li ho io, credo che sia normale in questo periodo con questi sbalzi di temperatura, eccetera, avere male da tutte le parti. Ecco, questo è un po' come mi sento oggi ed è per quello che non ho fatto comunque granché di lavori, no? Poi sono stata più dietro a Giulia, adesso c'è anche James, quindi no? Adesso sono lì tranquilli, però ecco, adesso io mi piego un po' di roba finché loro sono tranquilli, poi però mi metto a fare qualche cosa con loro, giochiamo un po', insomma, passiamo un po' di tempo insieme. Questa settimana non credo di fare la live dello stiro, quindi la live la faremo poi la prossima, quasi per caso. Vediamo di farla poi la prossima settimana, che così sono un po' più tranquilla, nel senso che avendo i bambini a casa mi mette, cioè mi è un pochino più complicato, no? Fare la live dello stiro, anche se solo un'oretta, però con loro preferisco, mi trovo più comoda piuttosto registrare dei video e registrarli come in questo momento, che magari loro sono tranquilli, piuttosto che invece andare a togliere del tempo a loro per fare la live e poi magari non capiamo neanche niente perché con i bambini si sa com'è, no? Che magari stanno 10 minuti bravi e poi perdono magari la calma per sciocchezze, quindi preferisco gestirla diversamente, magari quando ci sono loro, appunto, registro dei video e invece quando loro sono all'asilo, mi fa molto piacere. Questo solo per dirvi che questa settimana quasi sicuramente non farò la live al pomeriggio. Cercherò di pubblicare video tutti i giorni. Dico cercherò perché poi a volte comunque magari per qualche motivo non ce la fai. In realtà, come ho fatto oggi per registrare il video, te lo registri in diversi momenti, no? Nel senso, non ho più messo tutte le pulizie che faccio perché ormai sapete come le faccio e quindi magari non vado più proprio a registrare tutto come facevo prima. Poi ogni tanto si può fare perché comunque è un video diverso, nel senso, no? È una giornata di routine, c'è cioè la mia routine e si mette un po' quello che si fa. Altrimenti pensavo di appunto pubblicare dei video dove vi faccio vedere qualche cos'altro, no? Ovviamente essendo in casa e avendo anche i bambini, diciamo che diventa un pochettino più complicato, però vediamo di andarci dietro e di trovare una quadra e basta. E basta. Adesso io vado avanti a piegarmi la roba, così poi quella da stirare ovviamente la metto da parte. Stanno salendo. Arrivo James, un momento. Un attimo e arrivo. È arrivata la teppista. E Non sono teppista. non sei una teppista? Nulla. Non c'è. Io direi che per oggi appunto il nostro video può terminare qui. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. È più un video chiacchierato che non in realtà poi di faccende fatte. Comunque è quello che sono riuscita a registrare oggi. Io vi ringrazio se l'avete guardato fino a qui, vi saluto e noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti. Su Giulia che si arrampica, io vi saluto e ci riaggiorniamo presto. Ciao!